Ciao e benvenuti su Perceptions, un canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi voglio parlarvi dell'ultimo flanker di Dolce, Dolce Lily, uscito per la primavera-estate 2022. Prima di farlo, però, vi invito a iscrivervi al canale se siete interessati a contenuti sui profumi e soprattutto se questo video dovesse piacervi. Se siete invece di ritorno, sono molto felice di riavervi qui e spero che anche questo video vi piacerà. Allora, dicevo appunto che parliamo di questo profumo Dolce Lily di Dolce Gabbana. È un profumo con una boccetta carinissima, sul rosa, fucsia, estremamente primaverile, femminile ed estivo. Questo profumo sostanzialmente, come il nome stesso suggerisce, dovrebbe essere un profumo fiorito al giglio. Un profumo magari uno si aspetterebbe quasi esotico, dato che si tratta di un profumo al giglio. In realtà, vi dirò, io trovo che questo sia un profumo principalmente fruttato. Anzi, vi dico già, non lasciatevi ingannare dagli accordi dichiarati su, per esempio, Fragrantica, dove dice che l'accordo principale è l'accordo floreale, perché decisamente non è così. Ahimè, perché come sapete, come avrete capito, io sono una grande amante degli accordi floreali, un certo tipo di accordo floreale, per carità, però sono una grande amante degli accordi floreali. Questo è un profumo fruttato. Se io avessi dovuto dare un nome a questo flanker di Dolce & Gabbana, l'avrei chiamato Dolce Passion, come passion fruit. Questo profumo sa soltanto di passion fruit. Non so se l'avete presente, comunque quel frutto tropicale con i semini dentro, molto acido, con un gusto estremamente particolare, che sostanzialmente, per darvi l'idea se non ce l'avete presente, è l'aroma che viene utilizzato in tutti i succhi al gusto tropicale. Voi quando comprate il gusto, il Santal, adesso non facciamo nomi di marchio, ok? Vabbè, quando comprate il succo di frutta al supermercato, gusto esotico, ecco, quello ha il sapore determinato principalmente dal frutto della passione. Quindi io l'avrei chiamato appunto Dolce Passion, se lo volevano chiamare in inglese come hanno fatto col giglio. Questo è un profumo al frutto della passione. I fiori fanno soltanto da supporto agli accordi fruttati. Ora vi dico un po' di più, intanto vi metto in primo piano la boccetta, così almeno ci godiamo la bellezza di questa boccetta. Comunque, le note di apertura sono frutto della passione, bergamotto e limone. Assolutamente vero, si sentono tutte e tre. C'è l'acidità del frutto della passione, quel gusto esotico forte di frutta, c'è il bergamotto che è molto particolare con la sua amarezza e c'è anche l'amarezza del limone e anche il gusto del limone molto spinto, ecco. Però principalmente il dominante è il frutto della passione, gli altri due sono di supporto, ecco. Il cuore sarebbe giglio e rosa, ma di fatto non è mai predominante nel profumo, è sempre molto indietro. Ed è sostanzialmente, secondo me, quello che dà la, non dico la cremosità, ma diciamola, non c'è cremosità vera e propria in questo profumo, ma diciamo la struttura un po' realistica alla frutta. E poi ci sarebbero delle note di base di muschio, sandalo e vaniglia. E la vaniglia semplicemente va ad accordarsi col resto della dolcezza. Vi dico io dall'inizio alla fine, in una maniera leggermente diversa, appunto per le varie fasi del profumo, quel che ho sentito e sento in questo profumo è il frutto della passione. Cioè, se cercate un profumo al frutto della passione, lo avete trovato, è lui. Se invece cercate un profumo al giglio, no, non è lui, non, assolutamente. Ma fatemi sapere se per caso voi ci sentite dentro il giglio, perché io onestamente, appunto, sono una grande amante del giglio e ne ho diverse interpretazioni in collezione. Anzi, se vi dovesse interessare, se anche qualcuno di voi dovesse essere un amante del giglio, fatemelo sapere che potrei fare un video dedicato al giglio o anche più di uno, visti tutti i profumi che ho al giglio. Perché appunto diversissime, ho tantissime profumazioni al giglio, mi piacciono tanto, ho la mia idea di giglio perfetto, ne ho due o tre che ci si avvicinano molto, uno credo che sia il giglio perfetto in realtà. E niente, sostanzialmente, cioè, fatemi correggere, perfetto per il mio naso, non per tutti gli altri, cioè non vuol dire, però quello che vuole dire è che questo profumo proprio non ha niente che a me faccia venire in mente il giglio, ecco, quindi è un buon profumo per chi ama i profumi fruttati, è estremamente primaverile, estivo, allegro, sbarazzino.
A me piace molto perché, per esempio, io piuttosto dell'agrumato per l'estate, a parte eccezione fatta per alcuni agrumati molto particolari che mi piacciono, per l'estate preferisco appunto andare più sul fruttato piuttosto che sull'agrumato. E quindi, ovviamente, per me questo è comunque un ottimo profumo, ma di sicuro non è un profumo che dovrebbe chiamarsi Lily. E onestamente, non capisco neanche come su Fragrantica l'accordo principale risulti essere floreale bianco. Cioè, cambierà, immagino. L'accordo principale qua è senza dubbio fruttato tropicale. Sì, assolutamente. Adesso se che si è un po' asciugato, comunque appunto continua a essere completamente fruttato, ma anche quando l'ho indossato, cioè finché si sente è fruttato. Praticamente un ottimo profumo al frutto della passione. Pensate un po', io ne ho un altro di profumo al frutto della passione, che è questo di The Merchant of Venice. Si chiama appunto Passion Fruit. E l'ho comprato sempre quando ho fatto quell'ordine di cui ho già parlato al Black Friday con i saldi. E appunto l'avevo preso per quest'estate. Allora, questo profumo l'ho già spruzzato perché non ce l'ho fatta aspettare l'estate, pazienza. E sostanzialmente è un profumo, sì che ha una reminiscenza del Passion Fruit, ma è molto, ma molto, ma molto più floreale di Dolce Lily. Cioè, questo qui sa meno di Passion Fruit rispetto a Dolce Lily. Cioè, se io vi dovessi consigliare tra questi due, qual è il profumo che mi consiglia il Passion Fruit? Questo, Dolce Lily, senza dubbio. Quindi, vabbè, spero che questa recensione vi sia utile, che eviti a qualcuno di voi un blind buy sbagliato, se magari poi voi odiate il Passion Fruit. A me è andata bene, perché io questo l'ho preso in blind buy, vedendo che c'era il giglio. Ho detto, vabbè, questa pubblicità piena di gigli, il giglio su Fragrantica, da tutte le parti giglio, ho letto qualche recensione che era un po' sul non sono sicura che ci sia, che effettivamente sappia di fiori. Però ho detto, vabbè, l'ho preso in offerta, ho preso quella piccola, ho detto proviamoci. Soprattutto io sapevo bene che a me il frutto della passione nei profumi piace e quindi ovviamente non mi sono fatta tanti problemi, ho detto male che vada, è un profumo che sicuramente utilizzerò comunque durante la primavera estate. Direi che non c'è altro da aggiungere, spero che questa recensione vi sia tornata utile. Se così fosse, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un bel like sul video. O un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi le mie prossime uscite. Intanto vi saluto e alla prossima. Ciao!